storia del mio pastificio nasce nel 1930 per opera di mio nonno Enrico Marini, che dalle Marche porta delle uova qui a Roma e si comincia una produzione piccola di formati classici quali le fettuccine. È ancora presto per parlare di pasta ripiena e cominciamo appunto a lavorare per il fabbisogno del quartiere e della zona, e nel frattempo era nata una rete di famiglia, cercando di utilizzare prodotti biologici, sicuramente all'epoca era più facile di ora, però comunque prodotti di prima qualità che potessero effettivamente dare poi vita al prodotto finale nostro, del quale ci vantiamo per autenticità, sapore e tradizione. Molti sono i personaggi che si sono avvicendati all'interno del mio negozio. Uno degli episodi più divertenti è Lucio Dalla, che disperatamente cerca il Piper, che per chi insomma non lo sapesse è vicinissimo. Corre affaticato, chiama il suo agente e alla fine fa una spesa per tutta quanta la troupe perché doveva andare a suonare al Piper. Un'altra molto divertente che mi è stata più e più volte raccontata è Federico Fellini, che si sedeva sistematicamente sui gradini del mio negozio e in realtà voleva scritturare mio zio Pierino, che aveva dei bellissimi occhi azzurri, per far parte di un suo film. Mio nonno non ha voluto e quindi siamo rimasti sempre fedeli alla tradizione del negozio. Qui si può dire che il tempo si è fermato, quasi nulla è cambiato, la pasta viene sempre tirata a mano, ovviamente ci facciamo aiutare da dei macchinari, ma la maggior parte della lavorazione è tutta artigianale e di tradizione, fatta a mano, tirata come la sfoglia a mano. I prodotti sono sempre, come dicevo già prima, quelli storici e di qualità, quindi ricotte di Pienza, parmigiano particolarmente stagionato, anche 20 mesi, anche di più quando è possibile, un prosciutto crudo molto stagionato, la carne ci viene portata, la disossiamo noi e la sgrassiamo noi ancora a mano. Facciamo un prodotto tradizionale, cercando però di strizzare un pochino l'occhio a quelle che sono le tendenze più attuali. E quindi magari qualche cambio di ripieno è stato introdotto, sicuramente il fatto che sia arrivata io a gestire questa azienda ha dato una marcia un po' più giovane, ci siamo un pochino rinnovati con alcuni nuovi ripieni, stendiamo ancora la pasta, cosa che in realtà non si fa praticamente più per migliorare il processo di asciugatura della pasta. I formati sono rimasti sostanzialmente invariati, quindi abbiamo i classici tortellini con la sfoglia sottile, i ravioli ricotta e spinaci, gli agnolotti ripieni di carne tipici della tradizione romana, le fettuccine, i tagliolini. Utilizziamo ancora dei macchinari che sono stati, diciamo, rinnovati per poter lavorare allo stato attuale, però ci vantiamo anche di avere conservati dei macchinari molto antichi che rimangono da esposizione, come ad esempio una taglierina che funziona ancora a mano perché ancora la corrente non poteva essere utilizzata quando c'era quella taglierina. Ovviamente ci siamo dovuti un pochino reinventare per le nuove esigenze e le nuove richieste della clientela, quindi abbiamo introdotto dei formati nuovi, come ad esempio dei piccolissimi quadrucci ripieni di prosciutto e parmigiano, oppure anche dei ripieni di ravioli un pochino più particolari, per cui abbiamo utilizzato il lime e lo zenzero, che è piaciuto moltissimo ai giovani, il più classico zafferano, l'arancia con un pecorino sardo. Ho cercato di dare una marcia in più a questo negozio che già di base